100 convegnisti provenienti da 10 regioni italiane e da 5 paesi europei per 3 giorni di lavoro tra Venezia e il Comelico. Numeri importanti che hanno segnato il convegno internazionale La Montagna che Produce, tenutosi domenica a San Pietro di Cadore e organizzato dalla Fondazione Centro Studi Comelico e Sappada e dallo IUAV, in collaborazione con la Fondazione Angelini e Rete Montagna. Mi ha colpito anche molto la risposta dal territorio, perché abbiamo avuto una grande partecipazione anche dei cittadini del Comelico e del Cadore, che sono venuti a sentire proprio questa, in particolare la tavola rotonda che si è appena conclusa, e che ha visto la partecipazione di aziende e di stakeholder, di istituzioni in qualche modo connessi con il mondo della produzione, del produrre. E il produrre in montagna non è un produrre qualsiasi, perché la montagna ha delle specificità territoriali che si riflettono sulle specificità sia dei prodotti che dei processi di produzione, ma anche di chi sta dietro a questi processi di produzione, cioè le persone, i produttori. Le tematiche sul tavolo hanno spaziato dallo spopolamento dei nostri territori alle difficili situazioni economiche delle imprese di montagna, fino ad arrivare a come la politica potrebbe e dovrebbe tutelare la specificità montana. Temi di cui si fa un gran parlare da molti anni e che appuntamenti come questo contribuiscono a mantenere sempre vivi e all'ordine del giorno. Quali sono gli aspetti legati alle specificità dei prodotti e delle produzioni della montagna? Ragionando sulle prospettive che il produrre in montagna oggi ancora offre, perché sappiamo che produrre in montagna non ha solo specificità ma anche dei vincoli. Sono molti anni che chiediamo politiche specifiche per la montagna. Oggi l'obiettivo di questo convegno è anche quello di sottolineare questo aspetto della montagna, che è appunto un territorio che produce, non è solo una riserva indiana, non è solo un parco giochi, non è solo una riserva naturale, non è neanche un luogo che si può sfruttare fino allo sfinimento, ma è invece un luogo che produce, dove la gente vive e dove le produzioni hanno un particolare valore sociale.